Il Natale ci dà la possibilità di riscoprire il senso dei nostri gesti e delle nostre abitudini, al fine di ritrovare quegli aspetti significativi della tradizione e di restituire ad essa quel fascino e quell'interesse che, altrimenti, sarebbe destinata a perdersi. Andando verso il 2000 si riscopre il valore culturale e di fede del presepe. Il presepe è sempre stato un momento importante delle tradizioni natalizie, ma oggi, e in tutto il mondo, esso è protagonista di un grande rilancio. L'origine del presepe come raffigurazione di scena della natività di Gesù Cristo è da ricondurre alle antiche rappresentazioni sacre eseguite durante le feste natalizie e dalle quali San Francesco, come racconta la tradizione, trasse l'idea di realizzare in un bosco presso Greccio il presepe vivente e il primo della storia in assoluto nella notte di Natale del 1223. Il significato che vogliamo dare a questo presepe è un percorso fra passato e futuro. Vogliamo partire dai primi pellegrini in Re Magi, passare per i pellegrini medievali, arrivando sino a noi, giovani di oggi, intesi come pellegrini verso il terzo millennio. Il labirinto come simbolo della ricerca e del superamento delle prove. La via è anch'essa mezzo di esempio che mettono simbolicamente e concretamente il pellegrino, inteso come l'uomo di ieri, di oggi e di domani, in contatto con una dimensione divina e trascendente, superiore alla sua condizione umana, e gli permettono di sentirsene parte. Thank you.
della visione era nel Medioevo un atteggiamento fondamentale per chi cercava il contatto con gli dei. Il viaggio verso i luoghi santi per vedere le reliquie, le tombe e le immagini dei santi diventa la più importante conferma della partecipazione al santo. Ma per vedere è necessaria la luce. L'uomo medievale cerca la luce per essere sicuro di vedere Dio e, sempre attraverso la luce, di essere visto da Lui. Le chiese, con le loro vetrate neutre o colorate, e soprattutto attraverso i raggi di sole che penetrano dal rosone o dalle aste sopra l'altare e che investono i fedeli in preghiera, diventano luoghi di luce, ponti luminosi fra l'uomo e Dio. Dell'adorazione dei magi. Il re sacerdote orientale, ideale precursore delle schiere dei pellegrini del Medioevo. L'immagine è stata ripetutamente proposta su mosaici, architravi, capitelli e portali anche modeste chiese rurali, chiese abbaziali e cittadine, soprattutto lungo gli itinerari del pellegrinaggio sulla via Francigena. Quando sul Monte Vaus, nel giorno della nascita di Gesù, fu vista elevarsi una stella più lucente e brillante del sole, i tre re, per vie diverse, si misero in cammino. Questo fu il primo pellegrinaggio della storia cristiana. Dall'età tardo-antica a tutto il Medioevo e oltre, il pellegrinaggio dei tre re viene inteso come la ricerca dell'uomo verso la conoscenza. Il viaggio, compiuto dietro l'impulso di qualche manifestazione del sacro, è il cammino di redenzione che l'uomo deve affrontare per giungere alla salvezza. La stella cometa, che guida la grotta di Betlemme, è sì manifestazione divina, ma è anche nello stesso tempo simbolo dello spirito virtualmente presente in ogni uomo. Il viaggio è il cammino della speranza, per superare il percorso accidentato, fatto di prove dolorose e difficili da superare. Che ogni individuo deve percorrere per realizzarsi e per realizzare la sua fede. Il viaggiare testimonia dell'intera esperienza di vita dell'uomo, delle sue vicissitudini terrene e del suo approdo individuale. Il viaggio, nonostante le sue asperità, è un simbolo positivo, lo conferma il suo esito, che nel caso dei magi consiste nel riconoscimento della divinità di Gesù, attraverso il dono dell'oro, dell'incenso e della mirra. Thank you.
Sono Baldassar e vengo ad onorare il bambino in nome dei Magi d'Oriente. Porto in dono l'oro prezioso, simbolo del sole. Anch'io, Gaspare, sono uno dei Magi Pellegrini. La lucente pellegrina del cielo, la stella, ci ha condotto alla grotta di Betlemme. Porto in dono l'incenso che purifica l'aria. Ed io, Melchiorre, fui scelto fra i magi per un dono speciale, la mirra che sana le ferite e lenisce il dolore. Sappiamo che un giorno il bambino ne avrà bisogno. Voi siete astrologi, siete sapienti e conoscete la profezia. Sapete che Betlemme significa casa del pane. Sapete che qui è giunto il pane della vita. Chi si nutre di questo pane può conoscere la verità, il senso di questo viaggio, il senso di questa avventura dell'uomo nel mondo. Lui è sceso uomo fra gli uomini, ha sacrificato se stesso nel mondo, come una rondine che è regina dell'aria, viene rinchiusa in una gabbia angusta sulla terra. Lui ci accompagnerà passo passo nel cammino. L'ascesa del Calvario sarà come la vita degli uomini travolti dal destino del mondo. Così funziona il labirinto dell'esistenza, dalla Gerusalemme della terra alla Gerusalemme del cielo attraverso il Calvario. Fanno dei re presso una stalla. Noi, sapienti della terra, ci inchiniamo di fronte alla sapienza del cielo. Siamo anche noi viandanti del destino. Abbiamo percorso una lunga strada per giungere qua. Abbiamo affrontato ostacoli e difficoltà, e mentre il corpo viaggiava nello spazio, la mente viaggiava nel tempo. Noi siamo i profeti, viaggiatori del tempo. L'uomo muore e rinasce e vive sempre pellegrino. Noi siamo il presente, il passato e il futuro. Siamo i vecchi di ieri e i giovani di domani. L'anno zero e l'anno 2000 coincidono come l'inizio e la fine di un cerchio. Noi pastori siamo i transumanti. La nostra stessa vita è un viaggio. Voi sapienti avete seguito la stella. E noi seguiamo le stagioni. E là dove l'erba è verde possiamo sopravvivere, grazie al vivere del nostro gregge.
L'umanità è un gregge senza pastore. Le pecore continuano a girovagare, affamate, senza speranza. Ma ecco, è venuto il pastore. Egli vindicherà la strada. Sì, il mondo è una selva oscura, la vita è un labirinto, ma c'è una via di scampo e il bambino la conosce. Voi tutti sapete molte cose. Cosa ne so io? Il mio viaggio è la vita d'ogni giorno. Si leva il sole ed inizia il lavoro. La fatica pesa su di noi e la terra è lenta ai richiami. La mia schiena è curva come la volta del cielo e i miei occhi a stento possono levarsi in alto per vedere le stelle. Mentre ero curvo ad impastare la colla, ho visto una stella riflessa nella ciotola dell'acqua. Allora ho guardato in su e ho visto l'angelo che mi ha parlato. Quando la voce del cielo scende su di noi, scompare ogni fatica dalla terra e il dolore svanisce nel nulla. Guardiamo il cielo nella speranza che faccia buon tempo. Ci auguriamo sole e pioggia per il bene della terra e del bestiame. E così passa il tempo della vita e la vecchiaia arriva mentre ancora i nostri occhi guardano in basso, cercando l'erba della terra, finché la terra ci coprirà e anche noi diventeremo erba. Abbiamo dato amore e nulla abbiamo ricevuto. Ho amato la terra e mi ha fatto ammalare, invecchiare. Ho allevato i figli e se ne sono andati in cerca di fortuna. Amavo un marito e l'hanno ucciso gli invasori. Anche l'amore è peregrino. Si perde nei labirinti del cuore, nelle viscere della terra. Forse non sappiamo dare amore a sufficienza. La vita è davvero un labirinto. Saper dare amore non è facile, ma è assai difficile saperlo ricevere. Spesso non si è capaci di vedere una mano tesa, non si è pronti ad ascoltare una parola di conforto, non si è disposti a seguire il suggerimento disinteressato di un amico. Per saper dare amore, bisogna innanzitutto saperlo ricevere. Pensate alle sorti del mondo se io avessi rifiutato l'amore annunciatomi dall'Arcangelo Gabriele. Se non avessi ascoltato l'angelo, se non avessi creduto al suo messaggio, avrei ostacolato l'amore nella sua discesa nel mondo. Siamo naufraghi in un mare oscuro senza orizzonti. Siamo sperduti in un deserto senza nome. Soltanto la stella può indicarci il sentiero. La metafora della vita è un viaggio. La stella del Salvatore ci ha guidato lungo le vie che conducono alla libertà. E quando conosceremo la verità, allora saremo veramente liberi. Durante il cammino sono le stelle che ci guidano lungo i sentieri dello spazio e del tempo. Sempre noi, magi, giovani e anziani, contadini e pastori, artigiani e marinai, studenti e operai, scienziati e poeti, portiamo i nostri doni a tutti gli uomini, pace, serenità e amore. Anche noi,